Allora, io mi sono scritto un intervento perché le giornate vissute ad Atene sono state realmente intense. Ho raccolto molti materiali su diversi livelli, ho cercato di capire. Sicuramente porto a casa molto impressionismo, quindi mi perdonerete il livello di impressionismo che c'è. Cercherò di essere il più possibile concreto. L'uccisione a sangue freddo da parte di Alba Dorata, di Pavlos Fissas, il cantante di sinistra, che insomma che anche qui in Italia ha attirato l'attenzione sulla Grecia, lì ha scioccato milioni di persone. Ma un graffito sul muro della vecchia università di Atene, proprio nel centro, la Panoplia, dice: se aveste reagito all'omicidio dei migranti, Pavlos sarebbe ancora vivo. Questo è perché la costruzione di un movimento antifascista di massa e collegato alle vertenze sociali, che era esattamente l'argomento all'ordine del giorno del Festival Antirazzista, è una delle fatiche di pianura a cui faceva riferimento Franco quando ha concluso la nostra assemblea fondativa a Chianciano, citando appunto Bertolt Brecht. E ad Atene si è parlato di questo, in un festival internazionale promosso dal movimento Deporta il Razzismo e dalla Scuola Domenicale dei Migranti, due organismi di massa nati su impulso di DEA, la sinistra operaia internazionalista. L'altro organismo di massa è Studenti contro il Sistema, un collettivo studentesco, tra l'altro in questa fase in piena ebollizione. 8 mesi fa un lavoratore pakistano era stato ucciso accoltellato dai membri di Alba Dorata a Petraluna, e da allora i raid non si sono mai interrotti. Diciamo, Alba Dorata ha allarmato e ha attivato tutto il tessuto antifascista greco nell'assoluta indifferenza dei grandi media, e perfino la prima reazione della stampa greca, che è esattamente come altrove nelle mani delle famiglie più ricche del paese, perché appunto la stampa serve a influenzare l'opinione pubblica, la prima interpretazione è stata quella ripresa in Italia da Repubblica: un omicidio a sfondo calcistico, una lite per futili motivi calcistici, che è la stessa chiave che viene data a tutti gli episodi che accadono in questo caso anche in Italia. La stessa morte di Davide Cesari oppure di Renato Biagetti a Roma sono state lette in questo senso. Ma l'omicidio del cantante comunque ha avuto una reazione così grande e così inedita. Ci sono state manifestazioni unitarie con tutte le componenti della sinistra, che sono Syriza, soprattutto il KKE, che è il Partito Comunista Greco, forse uno degli esseri viventi più trinariciuti che vivono il pianeta, e gli anarchici, oltre che Antarsia, che è l'altra coalizione della sinistra radicale greca. E finalmente nelle manifestazioni c'era anche quella che una volta avremmo chiamato l'eccedenza, cioè le persone normali, quelle che si sentono di sinistra ma non hanno nessuna appartenenza e soprattutto sono piuttosto restie a scendere in piazza. Ecco, questa volta nelle manifestazioni arrivate subito dopo l'omicidio di Pavlov c'erano. E il dato è molto importante, perché il successo della sinistra radicale e la mobilitazione di Piazza Sintagma che c'è stata all'inizio della crisi in Grecia, in realtà non hanno allargato la base militante delle organizzazioni che oggi arrivano ad avere il 25% di consenso elettorale. Quindi fondamentalmente la lettura che ci aveva dato anche Antonis Ntavanellis è che realmente c'è un movimento che in questo momento sta crescendo. E di tutto ciò i promotori del Festival Antirazzista sono abbastanza coscienti. Loro dicono: le grandi lotte sono davanti a noi, non sono dietro a noi. Nonostante il livello di radicalizzazione che abbiamo visto, il numero di scioperi generali, eccetera, sia
assolutamente incredibile per chi lo vede da un posto come l'Italia. La suggestione che muove molte analisi è che la crisi in Grecia somigli parecchio a quella della Germania degli anni 30. La responsabilità del governo di destra di Antonis Samaras, sostenuto anche dal PASOK, e per un periodo sostenuto anche dall'equivalente greco di SEL, è assolutamente una responsabilità schiacciante. Di fronte alla minaccia nazista, il governo ha indurito il suo programma reazionario, abusando dello strumento dei decreti e scavalcando quindi il Parlamento. È una costante di tutte le politiche liberiste. Da questo punto di vista l'analogia con l'Italia in questo caso è perfettamente calzante. L'esperienza storica dimostra che le politiche di questo tipo non hanno mai fermato il fascismo, ma gli hanno spianato la strada. Il razzismo in Grecia è diventata la politica ufficiale dello Stato. Migliaia di migranti sono ammassati in campi di concentramento anche fino a 18 mesi solo perché non hanno documenti. Anche all'epoca del Social Forum noi avevamo delle mappe della Grecia con i confini segnati da campi minati, per cui da quel punto di vista c'è anche lì. Poi vi racconterò anche una testimonianza che ho raccolto, ma anche da questo punto di vista è la continuazione di politiche che sono iniziate anche prima della conclamata crisi. Nel centro di Atene è frequentissimo vedere una scena che ho potuto fotografare anch'io, purtroppo: un migrante ammanettato e circondato dall'indifferenza totale dei turisti e degli indigeni. Al festival ho incontrato appunto un marocchino che mi ha sentito parlare italiano, lui è residente a Caserta, quindi è venuto, aveva sentito dal microfono la conferenza e quindi era incuriosito da uno che parlava in italiano a lungo, quindi poi fa il salumiere a Caserta e va spesso in Grecia perché ha gli amici lì, e allora mi ha raccontato che l'Italia vista da un migrante greco è assolutamente un sogno, cosa che per noi che spesso documentiamo la brutalità poliziesca, la brutalità dei CIE, le stragi del Mediterraneo, ma ad ogni modo per loro è comunque un sogno l'Italia, nel senso che i livelli di violenza da parte della polizia e del governo sono assolutamente più alti che da noi. E il rifugiato, anche il rifugiato afghano che è intervenuto al dibattito, ha spiegato che per loro, oltre a raccontare tutti gli episodi di violenza che hanno subito, che per loro la bandiera greca è un simbolo di paura. E tra l'altro in Grecia la bandiera greca non è soltanto il simbolo dei fascisti, se ne vedono parecchio alla finestra, e mi hanno spiegato che c'è un sacco di gente che ama avere la bandiera greca in finestra, anche se non è né fascista né sciovinista. La compagna che segue la scuola domenicale di Greco Pessanieri mi ha spiegato due cose, una che è emblematica rispetto alla crisi e una che invece è emblematica rispetto al razzismo di Stato. La prima è che l'altra compagna che da anni seguiva insieme a lei la scuola domenicale e il sito si è suicidata a 47 anni perché la perdita del lavoro l'aveva fatta uscire di testa, e nonostante appunto fosse una militante in qualche modo consapevole al punto da avere dei ruoli di direzione, alla fine non ce l'ha fatta e si è suicidata. E questo succede abbastanza spesso in un paese dove per certi versi la crisi è meno visibile che in Italia. Io ho attraversato a piedi Atene da una parte all'altra 5 ore e mezzo proprio perché avevo poco tempo e volevo cercare di usarlo tutto per non perdermi niente. Immaginavo di trovare una città disastrata dalla crisi, in realtà non c'è, perché uno degli atteggiamenti prevalenti è quello di nascondere il proprio stato di crisi, di non ostentarlo. La famiglia funziona esattamente come in Italia, da sostituto del welfare, e quindi chi cerca di lavorare sulla crisi, ad esempio gli anarchici fanno così, ma anche altre esperienze, e spesso ha un insuccesso nelle iniziative di distribuzione di cibo, ma ha un successo stratosferico nei pranzi comuni,
perché nei pranzi comuni non si sa chi è che c'ha bisogno di dove si cucina e si mangia tutti insieme, chi c'ha bisogno di mangiare e chi, e quindi è più facile che qualcuno in stato di bisogno si mostri in questo modo. Dall'altro punto di vista invece, rispetto all'intervento con i migranti, mi ha spiegato che gli alunni della scuola domenicale, perché la domenica è il giorno appunto in cui sono liberi quasi tutti quanti, sono scesi dai 500 dei primi anni ai 50 di quest'anno, perché il livello di terrore è tale che si fanno vedere in giro il meno possibile. Un altro compagno mi ha spiegato che la prima volta che ha visto sorridere dei migranti per strada è stata alla festa per il successo elettorale di Siriza, l'avanzata elettorale di Siriza. Molti compagni, molte comunità migranti intervenute al festival hanno detto che loro si sentono protette quando ci sono dei militanti di sinistra accanto a loro, e questa è una sensazione abbastanza palpabile. In generale l'idea che ci sia un'opposizione così forte di sinistra e che i sondaggi ogni tanto, come per esempio in questo periodo, danno in testa addirittura che danno in testa appunto, questa cosa qui crea anche una serie di aspettative rispetto alla possibilità di un'alternativa nel paese. E è certo che al di là dei problemi di linea politica, quindi quel partito rappresenta una speranza di cambiamento per la Grecia. Per la prima volta da tantissimi anni ci sta una fortissima opposizione di sinistra. Solo negli ultimi giorni l'atteggiamento della polizia sembra essersi ammorbidito, sembra essere meno feroce, e questa cosa io l'ho sentita da più di un migrante, sia nelle conversazioni pubbliche sia nelle conversazioni informali che sono riuscito ad avere durante i due giorni del festival. Alba Dorata tuttavia continua, nonostante in questo momento i raid, almeno per quello che ne sappiamo noi, si sono interrotti dopo la decapitazione, dopo l'inchiesta, comunque ha minacciato i testimoni protetti dicendo che i suoi membri interni alla polizia si attiveranno per questo. I testimoni sono come i testimoni di mafia, insomma vengono tenuti nascosti, eccetera. La pesante infiltrazione di Alba Dorata nella polizia viene calcolata intorno al 50%. Purtroppo è un dato che dobbiamo. No, nel senso, è un dato che probabilmente si riferisce al consenso elettorale, perché se un'organizzazione nazista avesse l'equivalente del 50% di militanti appartenenti alla polizia, penso che non stiamo qui a discutere di niente, neanche in Grecia si sarebbe potuto discutere di nulla. Comunque il consenso elettorale è altissimo e probabilmente anche la presenza militante sarà sicuramente di una certa consistenza, tant'è che loro hanno scritto sul loro sito internet, lo sa la corte, che gli agenti di polizia che proteggono i testimoni non hanno votato l'ELAS. L'ELAS è l'equivalente del CLN italiano, era l'esercito di liberazione della Grecia. Sapete cosa passava per la mente a ogni poliziotto alle urne? Il primo nome di un testimone protetto comunque è già venuto fuori, e forse nemmeno per errore, e Alba Dorata sta cogliendo l'occasione in questo momento per lanciare dei messaggi ai suoi leader che sono incarcerati, e per ricordare a tutti che la polizia resta l'unghia dell'organizzazione. In questo modo ammette naturalmente la sua natura criminale, dice esplicitamente che ci sono sbirri agli ordini di Alba Dorata che sono pronti a diventare informatori dell'organizzazione. L'accesso al centro della città di Atene è pericoloso se hai la pelle scura, se ti imbatti in Alba Dorata, oppure in un controllo della polizia greca che si chiama Xenios Zeus, cioè Zeus ospitale, perché uno degli epiteti che veniva dato a Zeus nella mitologia greca era che era sempre pronto a impedire che fosse fatto qualcosa di male ai forestieri, e le squadre che vanno ad arrestare i migranti si chiamano in questo momento. Il governo Samaras continua esattamente. Dunque il governo Samaras continua nell'impostazione
dei trattati di austerità imposti dalla Troica, reprime brutalmente le mobilitazioni dei sindacati e dei giovani, quel governo sta minando le fondamenta delle libertà democratiche e questa per noi, diciamo, non è una novità, lo sapevamo abbastanza. I promotori del festival non credono tuttavia che il paragone con gli anni 30 sia, come dire, che non ci si possa fare niente, voglio dire, che l'elemento soggettivo e di coscienza svolge un ruolo cruciale. Prima di questa ondata di mobilitazioni, infatti, c'erano state anche altre imponenti mobilitazioni antifasciste e antirazziste, come per esempio il 19 gennaio scorso, e un attivismo diffuso che oggi può pensare a un percorso diverso contro la minaccia fascista, al contrario di quello che è successo negli anni 30 in Grecia. L'idea è che le grandi proteste antifasciste contro l'uccisione di Pavlos non siano cadute dal cielo. È il movimento che controlla le strade e non le truppe d'assalto dei nazisti. Questo ce l'aveva spiegato in qualche maniera anche Antonis quando è venuto a Chianciano. Posso confermare, per esempio, che il festival, che è stato promosso fondamentalmente da un'organizzazione che ha alcune centinaia di militanti, forse 250 iscritti, è stato comunque in grado di fare un servizio d'ordine di 100 persone a rotazione nel giro delle 24 ore, quindi c'era comunque questa impressione che Alba Dorata non sia in grado anche a leggere i muri, anche insomma, per quel poco che comunque può capire uno che non è in grado di decifrare l'alfabeto greco, eccetera, però girando anche con delle guide indiane l'impressione è che Alba Dorata non sia in grado di marcare il territorio e che comunque agisca con i metodi dell'agguato, che fondamentalmente non abbia radici profonde nella società, ma solo in un pezzo di società. Lo dicono anche gli stranieri, i greci non sono razzisti, soltanto alcuni sono violenti. Lo sviluppo più promettente degli ultimi mesi quindi sembra l'emergere di un antirazzismo militante, con gli immigrati stessi che diventano protagonisti, come per esempio i raccoglitori di fragole prigionieri e ribelli a Madolada, oppure i detenuti di un lager ad Amigdaleza, oppure i ragazzini di seconda generazione che lottano per avere la piena cittadinanza. Antirazzismo e antifascismo in Grecia stanno diventando quasi sinonimi. Il razzismo, ha spiegato uno dei deputati di Siriza intervenuto al dibattito, è il nazismo quando sembra battersi soltanto sui migranti, e lo stesso discorso vale anche per l'omofobia. Il vero obiettivo sono la sinistra, la democrazia e poi il popolo greco interamente. All'ordine del giorno nelle discussioni in Grecia c'è quella di un coordinamento europeo delle battaglie antifasciste, ma su questo dalla Grecia, come da tradizione, arrivano delle proposte diverse contemporaneamente, sia dai vari pezzi di Siriza, sia da Antarsia, che è l'altra coalizione, quella che non è riuscita a ottenere il quorum, e non solo. Un festival antirazzista negli stessi giorni e le stesse ore, organizzato da Antarsia, si stava svolgendo in un'altra parte della città, e qualche settimana prima c'era stato quello di Siriza, dove erano andati a suonare anche i Bassotti e i Modena City Ramblers. Lì diciamo il pop italiano è molto, molto conosciuto. E qualche giorno dopo il festival c'è stata anche la presentazione di un manifesto europeo antifascista presentato da 58 deputati di Siriza più un nostro ex compagno, insomma comunque un compagno che proviene dalla nostra stessa cultura, Giorgio Mitralias, che molti di noi hanno conosciuto perché è stato anche ospite dei nostri convegni. Il merito del Festival di Kar, che significa deporta il razzismo in greco, è certamente quello di aver avviato una discussione vera, intercettando sia i pezzi di lavoro antifascista che ci sono in Francia, in Italia e in Germania, questi erano almeno gli ospiti. Io ho portato in francese due copie della relazione del nostro compagno francese, il tedesco non aveva con sé degli appunti dattiloscritti, ma si era scritto il ragionamento a mano. Altre relazioni mi stanno arrivando e io le metterò immediatamente in rete, e queste comunicazioni nostre sono state messe a confronto con
il movimento greco, con le comunità straniere che lì erano presenti, ciascuna con uno stand gastronomico e con le loro attività, con l'associazionismo greco, che in questo momento è soprattutto un tipo di associazionismo che nasce dalle assemblee di quartiere che sono venute fuori dopo l'occupazione di Piazza Sintagma. Loro dicono: quando siamo tornati da Sintagma, e in ogni quartiere sono nate queste assemblee che in nessun caso hanno occupato degli spazi, lì non esiste la cultura dell'occupazione degli spazi, ma che comunque hanno trovato delle sedi, anche perché in realtà il grosso della Grecia sta ad Atene, 5 milioni e mezzo di abitanti vivono ad Atene, 12 milioni in tutto, quindi gli altri 6 milioni e mezzo vivono in tutto il resto della Grecia. E c'è un importante lavoro di mutualismo, quindi gruppi di acquisto solidale. Io vivevo in un quartiere di ho dormito d'un notte in un quartiere di media borghesia, no? Scusate, di media borghesia. In questo quartiere l'assemblea fa soprattutto il gruppo di acquisto solidale, cioè cerca di comprare a meno prezzo possibile gli alimenti. In altri quartieri ci sono ambulatori per migranti, scuole popolari, perché ci sono sia problemi relativi appunto al razzismo e quindi all'esclusione dei migranti dal diritto sanitario, sia problemi legati al sistema scolastico greco. Diciamo che l'impresa e l'università richiedono la conoscenza delle lingue, per esempio la scuola greca non insegna banalmente le lingue, o le insegna in un modo insufficiente, per cui ogni ragazzo greco deve per forza andare a una scuola privata. E allora un pezzo del lavoro mutualistico che fanno le associazioni della sinistra è quello di fornire una scuola popolare di lingua che sia abbastanza efficiente. La partecipazione al festival è stata di quasi 3.000 persone in giornate che erano esattamente come questa, con una temperatura di questo tipo qui. Ai dibattiti c'erano anche 100 persone che rimanevano quasi tutte fino alla fine, ma c'erano anche punte di oltre 100 persone. Le domande del pubblico facevano capire che non si trattava di militanti di partito, che quel festival aveva attirato realmente la gente normale che era incuriosita e che voleva cercare di uscire dalla solitudine. E naturalmente quello a cui ho partecipato io era qualcosa in meno di un convegno politico e qualcosa di più di una semplice festa di partito come quelle che spesso vediamo qui in Italia. Diciamo da parte degli altri relatori stranieri sono arrivate delle relazioni che hanno spiegato anche le peculiarità dei singoli paesi. Per esempio il compagno francese lavora in un'organizzazione che si chiama SIDA, Vigilanza e Iniziativa Sindacale Antifascista, perché in Francia c'è un problema di infiltrazione di lepenisti dentro i sindacati normali. È chiaramente un livello che in Italia concepiamo un po' meno, visto che comunque i fascisti c'hanno il loro cazzo di sindacato, e con i sindacati esistenti generalmente noi ci abbiamo poco da fare, nel senso che è uno dei problemi nostri quello di avere l'attivazione di correnti di sinistra dentro il sindacato. C'è stato un aspetto dedicato all'omofobia, un aspetto dedicato alla Siria, un dibattito dedicato alla Siria dentro il festival, e ho veramente quasi finito.
E il dibattito sulla Siria, anziché essere ripiegato sulle lucubrazioni pro o contro Assad, come avviene spesso quando in Italia si prova a parlare di Siria, è stato tutto orientato dall'intervento soprattutto di un compagno svizzero sulla demistificazione della capacità di accoglienza dei profughi da parte dell'Unione Europea. Anche questo materiale dovrà arrivare in forma compiuta, me l'aveva promesso questo compagno, non l'ha ancora spedito, però era molto interessante l'approccio che era stato dato alla questione. Non è ancora quell'internazionalismo che cambia la relazione tra noi, di cui ci aveva parlato Udry all'assemblea fondativa di Sinistra Anticapitalista, ma sicuramente è un passo in quella direzione, nel senso che ci fornisce molti stimoli in quella direzione. L'arresto dei vertici di Alba Dorata viene interpretato come una tardiva conversione da parte del partito di Samaras, Nuova Democrazia. Come in Italia tutti i peggiori arnesi mainstream hanno imparato a chiamare i migranti le vittime del Mediterraneo, la stessa cosa è successa in Grecia dopo l'omicidio di Fissas, tutti quanti sembrano essersi accorti del pericolo nazista. Però appunto si sa che è una svolta tardiva e per nulla disinteressata, perché se fino alla vigilia di quell'omicidio si pensava che Alba Dorata in qualche maniera sarebbe stata risucchiata dentro l'orbita di governo, in qualche modo sul modello italiano che è riuscito a inglobare nell'orbita di governo anche gente proveniente dalla stagione stragista e soprattutto in chiave anti-Siriza, ora invece Nuova Democrazia potrebbe aver deciso una svolta netta, tra virgolette, antifascista, non solo per eludere la concorrenza da destra, perché in realtà poi nei sondaggi Alba Dorata continuava a crescere e continuava a erodere dei pezzi a Nuova Democrazia, era arrivata fino al 12 o 13% secondo l'agenzia che faceva il sondaggio, per poi calare quasi alla metà durante questo periodo. Anche la Troica non vede di buon occhio la crescita di una forza dichiaratamente anti-euro. Antarsia rimprovera per esempio a Siriza di aver permesso a sua volta la crescita di Alba Dorata, perché Alba Dorata spesso e volentieri ha provato a usare le stesse parole d'ordine di Siriza, un po' come fa qui da noi la destra sociale. Ma in realtà la natura di difensore degli interessi padronali ormai è abbastanza smaccata. Nei cantieri navali di Perama, proprio la settimana prima dell'omicidio di Pavlovs, le squadre di Alba Dorata erano intervenute per fermare gli scioperanti e costringerli ad accettare una riduzione della paga oraria. Quindi gli arresti, secondo i compagni greci, sono stati possibili soprattutto perché le dimensioni dello sdegno ormai sono enormi e si sovrappongono allo scontento generale che c'è per l'austerity. L'omicidio infatti è arrivato dopo un'ondata di scioperi. Allora, l'insidia grossa è che comunque l'impostazione che la stampa sta dando è che in questo momento solo lo Stato può difenderci dagli opposti estremismi, quindi la stessa capacità aggressiva potrebbe essere rivolta contro Siriza e contro i movimenti di massa. Quindi da questo punto di vista c'è una lucidità enorme dentro i settori che ho potuto incontrare io in Grecia. Quello che gli antifascisti non dimenticano è che coloro che oggi accusano Alba Dorata di preparare un colpo di Stato sono gli stessi che l'hanno lasciata libera di compiere le scorrerie e le aggressioni per mesi. Gli antifascisti
sanno che quindi è tempo di riprenderci la strada, di rimettere, loro dicono, rimettere i fascisti nei loro buchi, e anche qui per noi è facile immaginare le similitudini con quello che abbiamo sempre detto sulle fogne, eccetera. E già alcune azioni in alcune città ci sono state, e sono state chiuse le sedi del movimento neonazista. Gli antifascisti stanno... il movimento antifascista sta già attraversando in qualche modo gli scioperi, ma ora quello che loro pensano è bisogna organizzarsi insieme, cioè l'idea è quella di portare questa forza e questo sdegno dentro la nuova ondata di scioperi che sta per avvenire. Syriza sta provando a investire sull'unità d'azione di tutta la sinistra antisistema, anche se anche lì è molto difficile, perché in Parlamento sono tutti contro Syriza, anche il QQE, che ha sofferto particolarmente per il successo elettorale, perché il QQE è un terzo di quello che era alla vigilia di questa crisi. Comunque Syriza in questo momento sta puntando sull'unità d'azione di tutta la sinistra antisistema dopo il successo delle manifestazioni spontanee e nella consapevolezza che ci sarà l'ennesimo inverno difficili. Ci saranno presto scioperi nella scuola e nella sanità e anche, e questa è una novità per la Grecia, scioperi nelle piccole fabbriche nate dalle esternalizzazioni delle imprese più grandi. I compagni ritengono che l'obiettivo, anche nelle pratiche mutualistiche che ho cercato di accennare prima, debba essere il rafforzamento delle lotte e l'apertura della strada per nuove elezioni che caccino definitivamente il governo Samaras e quello della Troica. Scusa.